Ok, dai ragazzi, City, sei rangioso, che iniziamo. Ok, ciao a tutti, eccoci con una nuova sfavillante puntata di Storia Contemporanea. Oggi è una puntata che vi piacerà sicuramente perché dobbiamo parlare della caduta di Napoleone Bonaparte. Questo uomo politico, generale, stratega, che sembra veramente non sbagliare mai, a un certo punto farà dei piccoli ma decisivi errori che porteranno la sua, come dire, il suo astro e la sua gloria purtroppo a cadere nel fango, ma poi risorgere improvvisamente per poi nuovamente, essere sconfitto. Stiamo parlando della fine dell'impero napoleonico e diciamo delle ultime sensazionali imprese di Napoleone Bonaparte. E dopo la sigla ci divertiremo perché ci sarà veramente molto di cui parlare e anche ci saranno diversi colpi di scena che non vi aspettate. E quindi la sigla e poi torneremo subito con la caduta di Napoleone Bonaparte. Ora, siamo nel 1810, sostanzialmente l'impero napoleonico è nella sua massima estensione. Nel 1812 è considerato l'anno in cui l'impero napoleonico assume la massima possibile estensione. Tutta l'Europa, tranne appunto l'Inghilterra, che ancora rimane la fiera avversaria di Napoleone, il Portogallo, che è stato liberato recentemente dall'Inghilterra, e diciamo la Russia, che non è sottomessa a Napoleone, ma in questo momento è alleata di Napoleone nel 1810, sembra ancora essere, diciamo, dalla parte di Napoleone. E vi ricordate che Napoleone aveva imposto a tutti i paesi europei il blocco continentale contro l'Inghilterra? Ecco, tranne questi paesi e poi naturalmente l'impero ottomano, che diciamo è in declino, ma non è stato sottomesso da Napoleone, ma si trova un po' ai margini orientali dell'Europa, in Asia. Ecco, però tutto il resto dell'Europa è sotto l'impero napoleonico. Ora, perché vi parlo della Russia? Questo Alessandro I è uno zar che, diciamo, ha condotto diverse campagne contro Napoleone, è stato sconfitto, ad esempio, ad Austerlitz da Napoleone in modo molto sonoro. E peraltro, facciamo anche gossip, c'è chi parla di un coinvolgimento sentimentale con Giuseppina, insomma, come al solito la storia di questi personaggi poi si interseca. Questo zar era molto giovane ed era anche molto religioso, peraltro. Quindi non so come poi si vivesse questo suo libertinaggio con la fede ortodossa, ma comunque, al di là di tutto ciò, Alessandro I non rispetta il blocco continentale, cioè Napoleone capisce che per piegare l'Inghilterra l'unico modo era quello di strangolarla a livello commerciale, ma l'Inghilterra aveva colonie in tutto il mondo e di fatto era molto difficile bloccare le navi. Però se tutta l'Europa bloccava i porti e nessuno più commerciava con l'Inghilterra, questo l'avrebbe sicuramente indebolita. Questa era l'ottica che aveva, diciamo, messo in piedi Napoleone, che peraltro ancora nel 1810 pensava a una possibile campagna di invasione navale dell'Inghilterra. Pensava di preparare delle navi per poter andare a conquistare l'Inghilterra. Questa è un'operazione chiaramente difficilissima. Abbiamo già visto che l'Inghilterra gli aveva già inflitto due pesanti sconfitte.
Orazio Nelson ad Abukir quando si trovava in Egitto, durante la campagna Egitto, e a Trafalgar. Okay? Quindi le due uniche sconfitte che finora ha avuto Napoleone sono sconfitte navali, ma attenzione, Napoleone non considera molto importanti queste sconfitte. Napoleone è un artigliere, lo sappiamo, è un uomo di terra, un generale da battaglia campale, è quello che, se vogliamo, ha rinnovato il modo di fare battaglia campale, però sottovaluta, non considera delle vere e proprie sconfitte quelle navali, benché naturalmente è un problema il fatto che l'Inghilterra, essendo un'isola, sia raggiungibile solo via nave. Allora bisogna strangolarla economicamente, proprio perché non si è ancora pronti per una vera e propria sconfitta navale dell'Inghilterra. E per strangolarla economicamente però bisogna essere tutti d'accordo, e questa è una delle ragioni, ragazzi, che porterà Napoleone, abbiamo visto in quegli anni, ad ingrandire e a consolidare al massimo l'impero, anche per avere la sicurezza che fosse blindato questo blocco continentale, che non ci fossero dei paesi che, diciamo, senza dichiararlo, invece continuassero a commerciare con gli inglesi. Ma la Russia farà così. La Russia non rispetta il blocco continentale, non lo considera conveniente, e in più inizia a pensare di poter in qualche modo avere qualche possibilità contro Napoleone. Com'è possibile che la Russia pensa ciò? Allora, dobbiamo fare un passo indietro. Nella battaglia di Austerlitz, la più grande vittoria forse di Napoleone, la battaglia dei tre imperatori, erano appunto presenti i tre imperatori, Francesco I di Austria, Napoleone Bonaparte, appena eletto, diciamo autoeletto, autoproclamato imperatore di Francia, e poi Alessandro I, lo zar di Russia. Lo zar era presente ad Austerlitz, e non seguì il consiglio del suo generale Kutuzov. Kutuzov sarà uno degli strateghi che più darà filo da torcere a Napoleone, no? Kutuzov, il generale dell'armata russa, aveva già consigliato ad Austerlitz di ritirare le truppe. Cioè Kutuzov aveva capito qualcosa. Napoleone è troppo forte nella campagna aperta, nella battaglia in appunto che oggi si chiama battaglia in stile napoleonico, cioè nel confronto tra due eserciti in una battaglia campale. Ecco, nelle battaglie campali Napoleone è invincibile. L'esercito napoleonico, ragazzo, era all'epoca nettamente superiore in tutti i reparti a qualsiasi altro esercito. Quindi anche nel caso fosse in svantaggio numerico, era praticamente impossibile, per le modalità di fare la guerra dell'epoca, per ad esempio la lentezza con cui venivano mosse le varie unità e le varie, diciamo, parti dell'esercito, contrastare la velocità estrema con cui Napoleone sapeva muovere i suoi pedoni, come fosse una battaglia di scacchi, una partita a scacchi, i pezzi sulla scacchiera. E Kutuzov dice qualcosa: e se la scacchiera avesse caselle infinite? Cioè, è vero che io la partita a scacchi sulle 64 caselle la perdo, perché Napoleone è troppo bravo a muovere i suoi pezzi. L'esercito francese è anni o decenni avanti a livello proprio di modernizzazione rispetto al nostro. Fanno guerra, ragazzi, pensate che le guerre napoleoniche saranno le guerre dell'Ottocento. Quindi quando adesso vi racconterò come Napoleone cadrà, immaginate che per anni si studierà come Napoleone aveva rinnovato il modo di fare la guerra, e gli eserciti delle potenze europee, la Prussia in primis, nel corso dell'Ottocento proprio cambierà completamente l'educazione militare, scriverà nuovi libri di strategia militare ricopiando Napoleone, ma ci vorrà un secolo. Pensate che le guerre napoleoniche, il modo di fare la guerra in stile napoleonico finirà nel 1914 con la Prima Guerra Mondiale. Ok? Quindi pensate quanto questo modo di fare la guerra era avveniristico per l'epoca. Kutuzov però gli dice qualcosa: se io moltiplico all'infinito le caselle, cioè se faccio finta di avere una scacchiera infinita, posso ritirare le mie truppe all'infinito, e quindi questo vantaggio della battaglia campale si perde, perché Napoleone non ha punti di riferimento, non sa chi attaccare, non sa come manovrare, le mie truppe si possono disperdere. E allora l'idea di Kutuzov è proprio questa: se Napoleone attacca, proviamo a fare quello che non abbiamo fatto ad Austerlitz. Perché non voleva farlo ad Austerlitz? Perché lì Alessandro I gli ha detto: eh no, noi dobbiamo combattere, lì c'è anche l'imperatore d'Austria, che vogliamo fare quelli che si ritirano, quelli che tirano indietro le truppe? Non possiamo mica fare brutta figura. E infatti ebbero una disastrosa sconfitta. Ora, Napoleone decide che è venuto il momento di attaccare la Russia. La Russia di Alessandro I, la Russia che, come vedete, ha un'estensione enorme, un impero gigantesco, che in effetti nessuno prima aveva mai avuto il coraggio di attaccare e la possibilità di attaccare. Allora, che cosa succede? Che per fare questo Napoleone mette su un esercito gigantesco, 700.000 persone.
700.000 soldati, cioè oggi non sarebbe un esercito, già oggi sarebbe un esercito molto grande, però abbiamo oggi eserciti di milioni di persone, ma immaginate nel 1810, era qualcosa di mai visto, cioè, si deve ritornare a Dario e Serse, voglio dire, le guerre persiane con questi eserciti infiniti, no? Ma nessuno aveva modo di mobilitare queste truppe, Napoleone sì, perché aveva la leva obbligatoria, aveva già la Grande Armée, e in più aveva tutti i paesi sottomessi da cui drenava nuovi commilitoni, nuovi soldati. E in più ci sono anche volontari, perché immaginiamoci che Napoleone veniva da molti visto come un dittatore, ma anche da alcuni come un liberatore, c'è sempre questa duplice no, visione di Napoleone, questa ambiguità del personaggio. Quindi nel 1810 la Russia rompe il blocco continentale e Napoleone inizia a preparare un enorme esercito. Nel 1812 Napoleone scatena la campagna di Russia, nel frattempo si è creata la Sesta Coalizione. Quindi Russia, Gran Bretagna, beh, Svezia, vabbè, diciamo la Svezia non ha un ruolo fondamentale, è la Russia e la Gran Bretagna, tutto il resto rimane sostanzialmente sotto il dominio, o diretto o indiretto, il dominio di Napoleone. Ora, cosa succede? Napoleone scatena questa campagna e invade il territorio russo. A questo punto Napoleone si aspetta, come ad Austerlitz, di trovare di fronte a sé l'esercito, ma invece avanza, avanza, avanza nel territorio russo, in quello che oggi è l'Ucraina, la Bielorussia, per capirci, e l'esercito non lo trova. Questo esercito russo non c'è. Che cosa fa l'esercito russo? L'esercito russo indietreggia. Ma non solo indietreggia, ragazzi, indietreggia e applica la cosiddetta tecnica della terra bruciata. Kutuzov, che cosa intuisce? Vi ricordate qual era la forza di Napoleone? La forza di Napoleone è di non avere pesanti approvvigionamenti, questi carri pieni di provviste, i rifornimenti, le divise, tutti i vari ricambi e tutte le varie dotazioni che un esercito di 700.000 persone aveva bisogno. Certo, qualcosa ce l'aveva, ma non era così carico perché era estremamente abile, il più abile di tutti, a trovare le risorse in loco. Tutte le sue battaglie finora le ha vinte così, muovendosi velocemente e aggredendo le fattorie, i villaggi, i magazzini, le campagne, ovunque ci fossero delle risorse, lui lo sapeva già e quindi aveva già tutta una serie di tattiche per poter prendere, proprio come uno scacchista, la situazione migliore nel territorio, la posizione migliore delle truppe. Ma se tu non dai questi punti di riferimento e lo attiri sempre di più nel cuore della Russia, stiamo parlando naturalmente dell'estate, Napoleone immagina di fare come al solito una specie di guerra lampo, una guerra di movimento, arrivare, trovare l'esercito, distruggerlo come è sempre stato. Era imparagonabile, questa armata era gigante e lui era invincibile. Ma se l'esercito non lo trova, si deve allontanare. Si deve allontanare sempre di più. Arriva in villaggi, li trova bruciati. Nelle campagne non c'è più niente, i magazzini sono vuoti. Bisogna andare avanti. Kutuzov sembra un fantasma, continua ad arretrare e Napoleone continua ad avanzare, senza neanche combattere una battaglia. Napoleone inizia a non capire che cosa sta succedendo. Dov'è finito l'esercito russo? Cosa sto conquistando tutta la Russia senza neanche un colpo di cannone? E quello che non si rende conto però Napoleone è che si sta allontanando da Parigi. Migliaia di chilometri. Arriva quasi alle porte di Mosca. Finalmente siamo nel settembre, ragazzi, quindi vedete che l'estate è finita, a furia di avanzare, di non trovare questo esercito, settembre 1812, finalmente c'è il primo scontro. Siamo non lontani da Mosca, nella città di Borodino. Ecco, Borodino è un'ulteriore vittoria di Napoleone. Vedete che quando si incontrano gli eserciti non c'è niente da fare, Napoleone è più forte. Ma niente da fare però a livello di perdite, perché Kutuzov ha imparato la lezione e appena vede la mala partita, ritira ulteriormente le truppe. Napoleone non crede ai suoi occhi, ma mi sta lasciando Mosca. Se cade Borodino e non c'è questa battaglia finale, non lotta fino all'ultimo sangue, significa che potrò ancora avanzare e prendere Mosca con questa piccola battaglia, cioè la capitale dell'impero russo. E così sarà. Borodino sarà solo un fuoco di paglia, perché Kutuzov arretrerà e lascerà le porte di Mosca a Napoleone. Napoleone entrerà a Mosca, siamo ormai alla fine, all'inizio dell'ottobre del 1812, e troverà, ragazzi, Mosca totalmente deserta. Non c'era più nessuno, non solo Mosca è deserta, ma appena mette piede a Mosca, i russi, non si sa esattamente, ma quasi tutti gli storici pensano che l'origine di questo sia dei russi, dà alle fiamme la città. Quindi Napoleone si trova al Cremlino, si trova al centro di questo enorme impero, un imperatore tra gli imperatori, veramente, no?
ma intorno a sé brucia tutto. Non c'è più niente. La città è fantasma. I russi riescono addirittura a bruciare la propria capitale pur di continuare questo tipo di tattica. Questa tattica alla fine pagherà, perché Napoleone si troverà a migliaia di chilometri lontano e arriverà quello che lui chiamerà l'unico vero generale che l'ha sconfitto, il generale Inverno. Arriva l'inverno e Napoleone e le sue truppe non sono minimamente equipaggiate, non aveva neanche immaginato di dover fare fronte a una campagna così lunga. Vedete che Napoleone era invincibile, ma nella sua logica, nell'ottica della guerra di movimento, nell'ottica delle campagne militari, nell'ottica di un artigliere che è bravissimo a piazzare i cannoni, a tagliare fuori le truppe, a muovere la cavalleria. Ma quando invece vieni risucchiato da questa Russia infinita, da queste steppe infinite, ti trovi a migliaia di chilometri lontano dai rifornimenti, il cibo inizia a scarseggiare e arriva il freddo. Ragazzi, questo esercito non si trova, bisogna tornare indietro e a questo punto c'è il disastro. Perché la ritirata di Napoleone assume i contorni di una rotta. È una rotta. Perché? Perché i cavalli iniziano a morire, si impantanano, la temperatura scende a picco, c'è la neve ovunque, i cavalli non vanno avanti, i soldati non riescono a camminare, non riescono a mangiare, non riescono a riscaldarsi, muoiono di freddo, muoiono come mosche. E in più, a questo punto, la cavalleria cosacca si attacca. In questo momento, quando l'esercito è in difficoltà, quando c'è questa ritirata, e anche c'è uno scoraggiamento, una paura, ma Napoleone insiste, no? Dobbiamo continuare, non dobbiamo arrenderci, niente da fare. È una, diciamo, carneficina. Pensate che i francesi perdono 6.000 soldati al giorno, torneranno in Francia, partiti 700.000, torneranno meno di 100.000. La Grande Armée è stata disintegrata dalla furbizia dei russi e di Kutuzov, che alla fine, in questa ritirata, ha ingaggiato i francesi, ma quando aveva il coltello dalla parte del manico. Quando i francesi avevano finito le energie, le munizioni, avevano finito gli uomini, avevano finito le forze, i cavalli erano impantanati e il freddo, meno 20, meno 30. Voi vi rendete conto che significa? Ancora oggi, pensate alla guerra in Ucraina, quanto è difficile avanzare. Ragazzi, gli ucraini riguadagnano qualcosa durante l'estate, ma perdono durante l'inverno. I russi d'inverno sono invincibili. E la stessa cosa, ragazzi, succederà al più grande esercito che la Terra abbia mai visto, la Wehrmacht tedesca, nella Seconda Guerra Mondiale. Hitler ha perso la guerra a Stalingrado. Hitler ha perso la guerra con i carri armati che sprofondavano nel fango e nella neve. E stiamo parlando dell'esercito di Hitler, che non aveva praticamente rivali sulla faccia della Terra. Così come l'esercito napoleonico in quel momento non aveva rivali, ok? Allora che cosa succede? Che a quel punto la notizia che Napoleone ha di fatto perso il suo esercito si diffonde in Europa e è proprio in questo momento che si disintegra anche l'ideale napoleonico, il sogno napoleonico, ma Napoleone è tutt'altro che finito. Napoleone non si arrende. 1813, Prussia, Austria entrano nella sesta coalizione, vi ricordate che all'inizio c'era soltanto l'Inghilterra e la Russia e iniziano a questo punto a, come dire, generare un effetto a catena, cercando di liberare, ad esempio, tutte le varie province dell'impero, tutti gli stati che erano stati sottomessi da Napoleone. Il duca di Wellington, ad esempio, caccia i francesi dalla Spagna. Alessandro I avanza e conquista la Polonia. Ok? La battaglia decisiva si otterrà nell'ottobre del 1813, quindi circa un anno dopo della sconfitta in Russia, a Lipsia. La cosiddetta battaglia delle nazioni, ok? Questi coalizzati, questa sesta coalizione, attenzione, non sarà l'ultima, sarà una settima coalizione anche, la sesta coalizione sconfiggerà clamorosamente Napoleone. A questo punto Napoleone, con ribellioni ormai in tutte le zone, i paesi sottomessi alla Francia, si ribellano, ecco, questa sconfitta, diciamo, di fatto sancisce la fine di Napoleone. Napoleone di fatto fugge, si rifugia a Parigi, ma il 31 marzo del 1814 i coalizzati, le potenze della sesta coalizione, entrano a Parigi. E a questo punto anche i suoi più fedeli, diciamo seguaci, i più fedeli consiglieri, generali, tutti coloro che l'avevano sempre sostenuto, considerandolo una specie di divinità, dicono: per salvare la Francia tu devi abdicare. È finita.
Caro Napoleone, è finita. Tu devi lasciare il trono a chi? Beh, a Luigi XVIII. E viene ripristinato un Borbone nel trono di Francia. Perché, attenzione domanda, non Luigi XVII? Perché ricordate che Luigi XVI era stato ghigliottinato, era finito poi la monarchia, c'era stata la Repubblica e poi dopo c'era stato il Consolato e adesso l'impero addirittura, no? Finito l'impero di Napoleone, Napoleone abdica, torna il re, tornano i Borbone, ma perché non Luigi XVII? Perché Luigi XVII, diciamo, era stato il figlio di Luigi XVI, però era morto durante la Rivoluzione Francese, ok? Era stato ucciso durante la Rivoluzione Francese. Allora viene insediato nel trono francese il fratello di Luigi XVI, Luigi XVIII. Perché non si chiamerà Luigi XVII? Proprio per ripicca nei confronti della Rivoluzione. È come a dimostrare il vero Luigi XVII l'avete ucciso voi. Quindi non prendo io il numero 17 in memoria del bambino ucciso durante la Rivoluzione, figlio di Luigi XVI. Mi capite? Allora, parallelamente alla sconfitta di Lipsia, inizia il congresso di Vienna, cioè ancora prima che Napoleone fosse definitivamente sconfitto, in realtà si pensava con la battaglia di Lipsia che Napoleone, ormai senza esercito, fosse definitivamente sconfitto, parte il congresso di Vienna, a cui naturalmente dedicheremo un'altra puntata, ma che, vi dico già, sarà finalizzato proprio alla ricostruzione dell'Europa, che alla, come dire, al nuovo design che deve avere l'Europa in termini di confini, di dinastie regnanti e anche di ideologie come l'ancien régime, di modalità politiche, cioè cosa fare dopo Napoleone. Le grandi potenze, quindi, dopo la sconfitta di Lipsia, considerando ormai finita l'epoca napoleonica, si vedono a Vienna, Metternich, poi ve ne parlerò bene, i ministri degli esteri, lo stesso Alessandro Prima, per discutere il destino dell'Europa e la nuova geografia europea dopo la caduta di Napoleone. Ma Napoleone veramente sarà totalmente finito? Beh, sappiamo che la storia di un mito come Napoleone non può certo finire così. È quasi finito, ma in realtà ci manca un ultimo tassello nel nostro racconto. Napoleone non viene ucciso, non viene imprigionato, viene trattato con in realtà estremo riguardo e molto onore, perché verrà inviato all'Isola d'Elba. Diventerà l'imperatore dell'Isola d'Elba, quindi insomma, un imperatore così più di facciata che reale, diciamo ovviamente l'isola d'Elba pattugliata dagli inglesi, è un'isola bellissima ragazzi, un'isola che peraltro vi consiglio di visitare, un'isola che io amo molto, in cui vado tutti gli anni, se volete venirmi a trovare d'estate, venitemi a trovare lì, ci diamo appuntamento e vai e andremo anche a vedere, se volete, a Portoferraio c'è ancora la residenza di Napoleone, la residenza invernale, poi ce n'è un'altra invece più nell'entroterra, nell'isola d'Elba, che ancora oggi si può visitare, la residenza estiva. Bene, Napoleone resterà all'isola d'Elba, ma secondo voi resterà fino alla fine dei suoi giorni? Uno come Napoleone non penserà che forse si poteva ancora tentare un colpo di coda? Naturalmente. Questo è nelle sue corde. Perché? Perché nel frattempo Luigi XVIII, beh, naturalmente Luigi XVIII si trova con una situazione difficilissima. A parte che il congresso di Vienna era appena partito e la Francia rischiava grandissime e severe ripercussioni. Capite che la Francia era responsabile di tutto lo scompiglio che era successo, no? La Francia aveva dichiarato guerra, aveva fatto tutte queste conquiste e quindi si rischia grosso in questo, diciamo, in questo congresso. Si rischia che, ad esempio, la Francia potesse essere penalizzata, poteva perdere dei territori importanti. Questo però è un altro discorso. Luigi XVIII, che è fratello di Luigi XVI, quindi ha in mente una modalità di governo assolutistico, si rende conto che ormai i tempi dopo la Rivoluzione francese e dopo l'epoca napoleonica sono completamente cambiati. Non è possibile tornare completamente indietro con le lancette. Occorre venire incontro, ad esempio, ad alcune aspettative della borghesia, ad alcuni diritti fondamentali che la borghesia, il popolo francese, si aspettava, come per esempio una Costituzione. Quindi dovrà emanare Luigi XVIII una Costituzione, ma tutto sommato, nonostante queste concessioni che Luigi XVIII farà, il popolo francese è scontento. È scontento perché i contadini temono un ritorno all'ancien régime. Quindi dicono: ma come adesso? La Rivoluzione francese ci aveva tolto tutte le corvée, tolto le servitù, diciamo, le servitù feudali. Adesso Luigi XVIII
tolto Napoleone, no? Destituito Napoleone, potrebbe riportare indietro l'ancien regime, riportare in auge l'ancien regime. Quindi noi contadini che avevamo assaporato un mondo nuovo, un mondo moderno, dove c'erano diritti per tutti gli uomini, no? Che erano uguali davanti alla legge, potrei ritrovarmi di nuovo schiacciato dal signore locale con una nuova forma di ancien regime. Quindi i contadini sono molto preoccupati, ma anche i borghesi. I borghesi temono di perdere le loro terre, perché vi ricordate il concordato di Napoleone con la Chiesa? Di fatto in Francia, dopo la rivoluzione francese, le terre della Chiesa erano state confiscate e rivendute ai borghesi. E Napoleone, che voleva tenere vicina la borghesia, aveva garantito con il concordato con la Chiesa, vi ricordate, di non restituire mai le terre alla Chiesa cattolica. Queste terre ormai erano state acquistate dai borghesi, che avevano investito, avevano fatto delle fattorie, l'avevano messa a coltivazione, e quindi avevano fatto fortuna. Come un po' la gentry in Inghilterra, vi ricordate, con le enclosure, eccetera, eccetera, era successa una cosa simile. Però, a differenza dell'Inghilterra, in Francia era tutto più traballante. La Chiesa poteva tornare, Luigi XVIII avrebbe potuto restituire le terre ai monaci, ai vari ordini religiosi, mi capite? Quindi né i contadini erano contenti, temendo l'ancien regime, un ritorno indietro nel tempo di queste modalità feudali, che per loro erano una forma quasi di servitù, e i borghesi non erano contenti, perché avevano paura di perdere le terre. Ok? Quindi Napoleone, che ha questa sensibilità pazzesca, inizia a sentire che forse ancora qualcosa si può fare. E quindi Napoleone dice: se io fuggo dall'isola e riesco in qualche modo, in modo roccambolesco, sembra un romanzo, ragazzi, tornare in Francia con un manipolo di soldati, bene, le persone saranno di nuovo con me. E così farà. Stiamo nel marzo del 1815, Napoleone fugge dall'isola d'Elba con un manipolo di soldati, segretamente, senza che gli inglesi se ne accorgano, arriva in Francia. Naturalmente Luigi XVIII manda contro Napoleone l'esercito, e fu iconica questa cosa, perché quando l'esercito, un esercito, ragazzi, che per larga parte aveva servito infinite battaglie e anni con Napoleone, vede Napoleone tornare, l'esercito si schiera con Napoleone. Di fatto tradisce il re e si unisce a questo colpo di Stato di Napoleone, questo secondo colpo di Stato di Napoleone. Napoleone, quindi, prende nuovamente il potere e, chiaramente, appoggiato dal popolo, che è contento del ritorno del loro imperatore, ed è appoggiato soprattutto dalla borghesia, che è contentissima di evitare nuovi problemi con le loro terre, ok? Quindi Napoleone ritorna, le potenze europee dicono: non è possibile, questo personaggio muore mai, cioè Napoleone non vuole mai decidere di arrendersi, non vuole mai finire, sembra un incubo che ritorna. Allora immaginate che nel frattempo si stava svolgendo il congresso di Vienna, e quindi Talleyrand, che è il ministro degli esteri francesi, che stava negoziando una pace onorevole per la Francia che era appunto accusata di fatto di essere stata la responsabile di tutto lo scompiglio degli ultimi 15 anni in Europa, anche attraverso l'impero napoleonico, delle imprese napoleoniche. Ebbene, Talleyrand intanto appunto consiglia subito il re di abdicare e di fuggire, d'altronde abbiamo visto come l'esercito era dalla parte di Napoleone, e poi lì nel congresso di Vienna inizia proprio a caldeggiare un intervento delle altre potenze contro Napoleone. Talleyrand immagina infatti che insistere in queste campagne aggressive, insistere con una figura come Napoleone, avrebbe portato al fallimento delle trattative e una conseguenza ancora più pesante per la Francia. Quindi Luigi XVIII fugge, Napoleone prende il potere, e ragazzi, stiamo parlando di marzo 1815. Quando Manzoni ci dice, nella sua famosa celeberrima poesia del 5 maggio, di quel sicuro il fulmine tenea dietro il baleno, cioè già Manzoni si rendeva conto che se c'era una caratteristica pazzesca di Napoleone era la velocità, cioè è più veloce di un fulmine, ok? Arriva prima Napoleone di un fulmine. Che cosa fa Napoleone in queste settimane? Mentre appunto gli eserciti, le potenze europee stanno, costituendo la settima e ultima coalizione, non se ne può più, cioè, forse fare queste coalizioni, Napoleone, e però attenzione, questa settima coalizione è una coalizione lenta, perché arriva in un momento di pace dove gli eserciti erano non stanziati in Francia o ai confini, erano, ad esempio, l'esercito russo era lontanissimo, andava nuovamente movimentato, andava riformato, andava riportato verso la Francia, servivano mesi. Ragazzi, queste sono guerre che si muovono a piedi, gli eserciti vanno avanti a piedi,
Per questo, ragazzi, vi ho detto che è così importante la velocità di trasferimento e la velocità di manovra, perché non ci sono le tecnologie che invece ci saranno poi nel Novecento con i carri armati, le automobili, eccetera, eccetera. Okay? La guerra, la prima guerra mondiale sarà la prima guerra combattuta in treno, mentre le guerre napoleoniche e nel corso dell'Ottocento anche sono guerre combattute a piedi. Quindi si forma questa coalizione, ma è una coalizione abbastanza lenta. Lenta poi relativamente, perché in realtà è Napoleone che è molto veloce, brucia tutti nei tempi. Che cosa fa Napoleone? Allora, ha il tempo di, primo, intanto fare una nuova Costituzione, una Costituzione liberale, ancora più liberale, ok? Quindi, come dire, Luigi XVIII ha concesso una Costituzione, ma io strizzo l'occhio ai borghesi, una Costituzione più vicina alle istanze, alle aspettative della borghesia, ok? Quindi una Costituzione che mantenesse al centro la libertà, diciamo, di impresa, la proprietà privata, insomma, tutta una serie di valori, ragazzi, che non li stiamo a ripetere, ma sono quelli del codice napoleonico e di tutta la storia, dalla Rivoluzione francese in poi, che abbiamo raccontato. Secondo, plebiscito, Napoleone funziona così: mi volete o no al capo di una nuova Francia potente che dovrà sicuramente battersi contro delle potenze che in realtà vogliono solo schiacciarci? Ovviamente il risultato è positivo, questo in tempo record, ma soprattutto inizia a impegnarsi qualsiasi cosa, a fare debiti su debiti per rimettere in piedi un esercito. Un esercito, ragazzi, che era stato mantenuto da Luigi XVIII per quello che però era, quello che gli era arrivato a seguito delle disastrose sconfitte della campagna di Russia e della sconfitta soprattutto della battaglia delle Nazioni di Lipsia. Quindi l'esercito che esisteva si schiera con Napoleone, però Napoleone inizia a intanto a, diciamo, far entrare nella quella che lui chiamerà l'Armée du Nord, non più la Grande Armée, ma l'Armata del Nord. Il nuovo esercito francese lo chiamerà l'Armée du Nord. Francesi, giovani francesi volontari, sono quasi tutti volontari, poca esperienza, quindi lui ha un cuore, uno zoccolo duro dell'esercito di veterani e però molti nuovi volontari, giovani francesi che sono entusiasti di vedere di nuovo Napoleone al potere e di vedere di nuovo il sogno francese della rivoluzione. Ragazzi, si combatte per ideali. Napoleone trasmette un entusiasmo per i valori della Rivoluzione francese, ok? Come dire, ci sono di nuovo le potenze dell'Ancien Régime che vogliono sopprimere i valori della libertà, dell'uguaglianza e della fratellanza, che invece la Francia deve continuare a portare avanti con le baionette, e i giovani si uniscono, ok? Quindi anche giovani con poca esperienza, neofiti, nuove leve. Ma soprattutto fa debiti per i cannoni e per i cavalli. In poco tempo riesce a arricchire il proprio esercito, tanto, diciamo, più o meno, per capire l'unità di misura, equiparare il proprio esercito in termini di numerosità a, ad esempio, all'esercito inglese o all'esercito prussiano, ok? Ci sono quattro potenze questa volta che si coalizzano contro Napoleone, tutte le principali potenze europee, oltre l'Inghilterra, che è da sempre, abbiamo detto, un po', come dire, il nemico numero uno dei francesi e di Napoleone soprattutto, la Prussia, ok? L'Austria e la Russia. Sono queste quattro potenze della settima coalizione. Ecco, diciamo che questi eserciti, tranne quello russo che è difficilmente quantificabile, sono più o meno equivalenti a quello francese, presi singolarmente però. Quindi Napoleone capisce perfettamente che se avesse aspettato la ricongiunzione di tutti questi eserciti, ok? E quindi se avesse impostato una guerra difensiva, non avrebbe avuto nessuna possibilità. Però invece, visto che l'esercito francese preso singolarmente uno contro uno è l'esercito più forte del mondo, nonostante tutto questo rimane l'esercito più forte del mondo, soprattutto con la presenza di Napoleone, pensate che Wellington quantificherà di almeno 40-50 mila uomini in più la sola presenza di Napoleone, cioè dice Napoleone sul campo di battaglia è come dire, quasi raddoppia la forza dell'esercito. Comunque, una guerra quindi che deve essere offensiva. Come erano schierati in questo momento gli eserciti? Allora, abbiamo detto che Austria e Russia sono ancora indietro, devono, diciamo, ricomporre l'esercito, devono mobilitare l'esercito e quindi, diciamo, per qualche mese sono fuori dai giochi. Ci sono due invece schieramenti già aggressivi e già pronti alla guerra, l'esercito inglese e quello prussiano, che si trovano in questo momento in Belgio. Ok? Anche per questo si chiamerà Armée du Nord, perché la guerra si era spostata verso nord, verso il Belgio. Allora, senza che questi eserciti
sapessero dell'organizzazione velocissima e della mobilitazione fulminea dell'esercito napoleonico, quindi c'è un vero e proprio bavaglio alla stampa, si chiudono i confini della Francia, cioè Napoleone fa un vero e proprio piano segreto di attacco, nessuno ne sapeva nulla, arriva il momento, e stiamo parlando dell'inizio di giugno 1815, pochi mesi dopo quindi del suo ritorno in Francia, arriva il momento di sferrare un attacco a sorpresa. Napoleone dice: bisogna fare una guerra offensiva, prendere questi eserciti uno per uno prima che si ricongiungano. Se io affronto gli inglesi uno contro uno, potrò vincere. Se poi affronto i prussiani uno contro uno, posso vincere. Ok? Questo ancora prima che arrivino austriaci e russi. Ok? Questo è il piano di Napoleone. E quindi cosa fa? Valica il confine e si dirige all'inizio di giugno, verso metà giugno, in Belgio. Quando arriva la notizia al capo delle forze armate inglesi, il duca di Wellington, che sarà poi il nuovo nemico numero uno e poi anche il generale che sconfiggerà definitivamente Napoleone, il duca di Wellington si trovava ad un ballo, pensate quanto era poco atteso l'arrivo di Napoleone. Si trovavano gli inglesi nel nord del Belgio, soprattutto stanziati vicino al porto di Anversa. Perché? Perché il porto di Anversa, ragazzi, è un porto che consente il collegamento con l'Inghilterra, quindi per loro era estremamente necessario e importante rimanere collegati alla madrepatria. Mi seguite? Gli inglesi si muovono molto via nave, hanno questa flotta fantastica, quindi erano stanziati un po' sparpagliati, però soprattutto nel nord, quindi il porto di Anversa, e poi presidiavano Bruxelles, ok? Quindi la difesa degli inglesi era: teniamo Bruxelles. La Prussia invece, l'esercito prussiano, era più schierato verso est. Perché? Perché veniva dalla parte del Reno, che era territorio sotto il controllo della Prussia. Quindi essendo confinante con il Belgio, l'esercito prussiano era presente in Belgio, ma vicino al confine, vicino alla madrepatria. Ognuno di questi due eserciti aveva la maggioranza del proprio schieramento nei posti strategici di vicinanza alle rispettive provenienze, ok? Gli inglesi verso nord, ad Anversa, vicino all'Inghilterra, i prussiani verso il Reno, perché il Reno era zona prussiana, ok? Quindi verso il confine. Ok, questo Napoleone lo sa, sono loro che però non sanno, Prussia e Inghilterra, che cosa farà Napoleone. Ok? E quindi Napoleone decide di fare questo. Prima di tutto, affrontare i prussiani. Napoleone affronta i prussiani e li sconfigge. Li sconfigge però non in maniera decisiva, perché i prussiani, alla prima sconfitta, iniziano a retrocedere. E a questo punto Napoleone ha un'intuizione. Mando una serie di battaglioni, una divisione dell'esercito, a inseguire i prussiani. Ok? I prussiani, secondo Napoleone, ma qui sbaglierà la previsione, sicuramente si ritireranno verso est. Una volta sconfitti si ricongiungeranno al resto dell'esercito e ritorneranno verso il confine. Mentre il grosso mio dell'esercito a questo punto lo punto verso Bruxelles. Non so esattamente dove sono gli inglesi, ma sicuramente staranno sulla via principale che protegge Bruxelles. E infatti gli inglesi saranno raggiunti in una piccola cittadina dove avevano stanziato il loro esercito in difesa di Bruxelles, che si chiama Waterloo. Ok, allora, cosa succede quindi? Che il grosso dell'esercito francese si presenta davanti a Waterloo, a questa cittadina, che era stata scelta dagli inglesi perché era, al di là di questa cittadina, aveva un piccolo castello, non vi do tutti i dettagli. Peraltro, questa battaglia è stata magistralmente raccontata da Victor Hugo nei Miserabili, c'è almeno 200 pagine dedicate dettagliatamente, questo per dire quanto è inciso nell'immaginario di quell'epoca, anche a livello letterario, questa battaglia. Comunque, questa zona era stata scelta da Wellington perché? Perché tanto Wellington aveva una paura matta, nel senso che non era per niente sicuro di vincere contro Napoleone, ma la stampa inglese lo obbligava a non fuggire. Quindi Napoleone, la sua preoccupazione non era quella di perdere, ma che gli inglesi raggiungessero Anversa e scappassero, ok? Perché sono impauriti da me, io voglio sconfiggerli, io voglio, fare lo scalpo all'esercito inglese. Quindi era preoccupato di questo Napoleone. Pensate con che spirito affrontava questa battaglia. Wellington aveva un po' preoccupazione e non era per niente sicuro di sé. Allora, Alessandro Barbero, nella sua racconto della battaglia di Waterloo, ci dice ad esempio che Wellington aveva un amante a Bruxelles e durante la notte che lo separa dalla battaglia di Waterloo fa mandare una lettera all'amante dicendo: guarda che io non lo so se domani potrai stare sicura a Bruxelles, perché io spero di vincere, però potrei anche perdere, quindi se puoi scappare da Bruxelles vattene, perché c'è Napoleone, non so se riesco a fermarlo. Questo era lo spirito con cui stavano combattendo. Napoleone cosa dice? Non c'è nessuna fretta,
domani facciamo colazione e la cena la faremo a Bruxelles. Ok, questa era la considerazione che aveva degli inglesi. Ora, cosa succede però? È qui la storia, capito? Hanno fatto film, hanno fatto romanzi. Inizia a piovere. Inizia a piovere e quindi durante tutta la notte inizia a piovere, diciamo, a catinelle, e quindi tutto questo territorio. Ah, a proposito, ragazzi, non vi ho detto questo, che era stato scelto da Wellington, Waterloo, non casualmente, perché aveva una serie di collinette difensive. Quindi i cannoni e parte dell'esercito era nascosto da Wellington dietro queste colline, ok? Perché Wellington era molto preoccupato degli scontri aperti, dove effettivamente la velocità dell'esercito napoleonico era impareggiabile, ed era molto preoccupato dell'abilità nell'uso dei cannoni, che abbiamo detto, caratterizzava sempre Napoleone. D'altronde Napoleone, che aveva questo intuito eccezionale, aveva intuito questo, aveva capito perché, diciamo, Wellington avesse scelto queste alture, e aveva intuito che dietro quelle colline ci fosse qualcosa. Non è, può essere un caso che si è andato ad abbarbicare con tutte queste collinette. Cosa mi nasconde dietro? Quindi, diciamo, il trucco non avrebbe molto funzionato. Napoleone l'aveva un po' intuito. Comunque, di fatto, la pioggia blocca tutto, blocca tutto. Si fa quindi colazione il giorno dopo con tutta calma, e dalla parte francese, ma anche dalla parte inglese. C'è il tè, tutti i generali bevono il tè e insomma si aspetta. Che aspetta la pioggia? Smette la pioggia. Alcuni generali iniziano a dire a Napoleone, bisogna attaccare a questo punto. Perché? Perché c'è il vago, vaghissimo sospetto che potrebbero arrivare a un certo punto le truppe prussiane. Napoleone è confidente, dice no, perché quelli sicuramente sono scappati a est. Attenzione, piccola parentesi, perché vi ho detto prima che si sbagliava? I prussiani non scappano verso est, ma questa decisione cambierà le sorti della guerra e cambierà anche le sorti dell'Europa. Vanno verso nord, fanno insomma una manovra diversiva, fanno finta di scappare verso est e ritornare quindi verso il Reno, ma in realtà rimangono in Belgio e vanno verso nord. L'idea dei prussiani è che se fossero riusciti piano piano si sarebbero arrivati a ricongiungere all'esercito inglese. Infatti mandano una missiva a Wellington dicendo: tieni duro, stiamo arrivando. Wellington non si fida minimamente di questa lettera e sarà convinto tutta la vita che i prussiani in realtà non sono mai arrivati a salvarlo e ad aiutarlo, che insomma il merito era tutto suo. Ecco, questo lo dirà anche nelle memorie, ora vi dico perché. Ma insomma, intanto la mattina la pioggia a un certo punto smette, Napoleone dice: siamo a giugno, il giorno è lunghissimo, non ci metteremo molto a sconfiggerli. Pensa che tipo di, anche voglio dire, ambizione, che tipo di sicurezza aveva. Dobbiamo aspettare che il terreno si consolidi, facciamo splendere il sole, il terreno si consoliderà. A quel punto possiamo manovrare con i cavalli e i cannoni. Lui aveva molta paura che risuccedesse quello che era successo in Russia, dove i carri che portavano i cannoni si impantanavano, vi ricordate? Non c'erano strade asfaltate all'epoca, mi seguite? È tutto quanto terra battuta, con la pioggia diventa fango e non va più nulla avanti, si piantano, i cannoni sono pesanti, no? Beh, insomma, alla fine, ve la faccio breve, splende il sole, quindi se ne vanno queste nubi, il terreno è abbastanza solido, inizia la battaglia. Inizia la battaglia e come si svolge? Allora, intanto Napoleone scopre questo trucco e quindi inizia semplicemente a bombardare sia diciamo, le colline sia dietro le colline. Quindi è vero che va alla cieca, ma comunque fa danni a non finire. E c'è da dire che gli inglesi resistono bene. I francesi attaccano, sono loro più aggressivi in questa fase e conquistano addirittura alcune di queste colline. Però a un certo punto, intanto c'è da dire che comunque la formazione inglese era molto ben posizionata. Napoleone fa più fatica del previsto a sfondare e quindi deve impiegare più risorse per sfondare. E soprattutto, arrivati a un certo punto, quando sembrava comunque la battaglia propendere a favore dei francesi, c'è da dire che forse Napoleone ce l'avrebbe fatta se non fosse successo che in lontananza si vedono arrivare, diciamo, dei soldati, un esercito. E all'inizio non si riesce neanche a capire, ma sono i francesi, quel pezzo, vi ho detto, quella divisione che era stata mandata da Napoleone a caccia dei prussiani, oppure sono i prussiani? E da come si muovono e da come si comportano, in poco tempo, ci sono i cannocchiali, vengono usati, si scopre che sono i prussiani. E lì Napoleone capisce che deve accelerare. Se vuole vincere la battaglia, deve fare subito fuori la linea degli inglesi. C'è solo un modo, la cavalleria.
E quindi la cavalleria francese è impareggiabile, è fortissima, e lui si punta molto sull'effetto sorpresa. Gli scaglio un poderoso attacco di cavalleria e queste linee inglesi devono cedere. A questo punto avrò tutte le forze per poter fare fronte all'arrivo dei prussiani, che ancora, diciamo, non è immediato, è in lontananza, abbiamo ancora del tempo. Allora, lì, come dire, le sorti della guerra si risolvono proprio in questo. Gli inglesi avevano intuito e questa tattica che già Napoleone aveva usato in molte circostanze, avevano trovato una contromisura, cioè la formazione del quadrato, inventata proprio da Wellington. Che significa? Significa che la fanteria, quindi i soldati, vengono disposti in quadrati. Immaginatevi un po' una cosa simile alla falange di Alessandro Magno, no? Quindi le baionette non erano tanto usate per sparare contro i cavalieri, bensì di fare una specie di effetto istrice, ok? Bloccando completamente l'ingresso dei cavalli, cioè i cavalli, non tanto i granatieri che volevano entrare a cavallo e sfondare, ma i cavalli si rifiutavano di avanzare quando vedevano questa fila di baionette e di lance che praticamente metteva in pericolo lo stesso cavallo. E questa cosa di fatto è una specie di testuggine, i cavalli iniziano a girare, ma non riescono a sfondare, ok? Non riescono a sfondare. Addirittura Wellington dirà: a un certo punto i cavalli di Napoleone erano così vicini che sembravano i nostri, diciamo così, arrivavano a sfiorarci, ma non sono riusciti a fare danno. Ok, e a un certo punto Napoleone deve fare i conti con qualcosa, che la sua retrovia a questo punto è presa d'assalto dai prussiani. Cioè i prussiani piano piano sono arrivati, ma differentemente da quello che pensava Napoleone, non si sono uniti verso Bruxelles a difendere Bruxelles, quindi agli inglesi, ma hanno circondato l'esercito napoleonico e lo stanno attaccando, diciamo, da sud, ok? A questo punto Napoleone deve mandare tutti i suoi corpi migliori, quelli più fidati, i veri veterani, che insomma sono veramente forti, esperti, e i veterani in effetti riescono a sconfiggere in diverse ondate i prussiani, ma si rendono conto gli stessi veterani che i prussiani sono troppi. Cioè, nel senso che anche se riescono a sconfiggerli nelle varie, diciamo, battaglie, la sproporzione numerica, quella che dicevamo all'inizio, che Napoleone voleva evitare, questa sproporzione numerica esagerata, alla lunga gioca a vantaggio dell'esercito più numeroso. Quindi è vero che perdevano pochi uomini in ogni scontro, ma erano troppi di più quelli avversari, quelli nemici. Quindi alla fine, in pratica, i prussiani riescono a ricongiungersi agli inglesi, ed è lì che Wellington dirà: ah, finalmente siete arrivati adesso che ormai la battaglia volgeva già a mio favore, appunto ignorando e non credendo affatto in tutte invece lo sforzo che hanno fatto a indebolire, anzi a quasi dimezzare l'esercito di Napoleone attaccandolo alle spalle. Ok, fatto sta, insomma, che alla fine l'unione fa la forza, e l'unione di questi due eserciti sarà decisiva, ma in realtà non immaginate una rotta, perché Napoleone con le ultime sue divisioni retrocede verso Parigi, e gli inglesi hanno avuto talmente tante perdite, talmente tanti morti, feriti, una enormità, carri distrutti, cannoni distrutti, che si rifiutano di inseguire il nemico, nel senso che anche se Napoleone ha perso, Napoleone ha tutto l'agio di ritornare verso Parigi. Però, ragazzi, tutti i marescialli, i luogotenenti fanno un bel discorsetto a Napoleone e dire: è finita, arrendiamoci, non c'è niente da fare, l'hai scampata, non sei morto sul campo di battaglia come forse avresti desiderato, però è finita, sono ormai troppi, sono troppo forti, abbiamo perso le ultime risorse, questo colpo di mano è fallito, e infatti Waterloo sarà considerata è la sconfitta decisiva e finale di Napoleone. Napoleone di fatto è costretto ad abdicare, ed è imprigionato dagli inglesi ed è messo agli arresti domiciliari nell'isola di Sant'Elena, questa volta non più l'isola d'Elba, un'isola del Mediterraneo anche relativamente raggiungibile, ma un piccolo atollo sperduto, diciamo, nell'oceano, lontanissimo, pattugliato ovviamente sotto guardiania degli inglesi, e in effetti da lì poi non riuscirà più a tornare. Ok, morirà il famoso 5 maggio 1821, che sarà anche appunto il nome di questa poesia, che sarà dedicata a Napoleone da Alessandro Manzoni. Ok, lì così finisce l'epopea napoleonica, però prima di finire bisogna spendere 5 minuti, ecco, vi ho forse fatto divertire con questo racconto di battaglia, però bisogna fare un'ultima riflessione sul significato di tutto questo, che significato storico ha. Allora, intanto la notizia di Napoleone si diffonde in tutta Europa ed è concepita e vista come la fine di un'epoca,
Una fine di un'epoca non solo dell'astro e della potenza imperiale di Napoleone, ma anche l'epoca della rivoluzione. Si apre a tutti i conti, a tutti, diciamo, a tutti gli effetti, una nuova epoca, che è quella della restaurazione. Cioè finita l'epoca della rivoluzione francese, finita l'epoca napoleonica, finita l'epoca in cui si esportavano questi valori di libertà, di uguaglianza, di tolleranza religiosa, eccetera, eccetera, si deve fare una riflessione. Riflessione che le grandi potenze avevano già iniziato qualche mese prima, nel congresso di Vienna, che e poi appunto sprigionerà tutti i suoi effetti in questa successiva epoca, che è l'epoca della restaurazione, ok? Di cui però parleremo in una puntata a parte dedicata al congresso di Vienna e alla restaurazione. Il concetto di nazione. Allora, ugualmente in una puntata a parte, ma già ve lo accenno, emerge con la disfatta di Napoleone un nuovo concetto di nazione. Perché dico che la questione è controversa? Perché vedremo come in realtà il concetto di nazione emerge in seno alla Rivoluzione francese e in seno alle imprese napoleoniche, ma curiosamente anche contro la stessa esito e la stessa immagine di Napoleone. Cioè Napoleone in qualche modo è a favore della nascita del concetto di nazione, come vedremo basato sui concetti della libertà e dell'uguaglianza, però anche molti paesi vivranno invece lo spirito nazionale come una liberazione da Napoleone. Quindi c'è questa ambivalenza tra il concetto di nazione derivato dall'ideale rivoluzionario napoleonico o derivato dal contrasto all'ideale rivoluzionario napoleonico, ecco, lo affronteremo la prossima puntata. Cosa rappresenta il periodo che abbiamo visto e che cosa ci rimane? Primo, fine dell'Ancien Régime. L'Ancien Régime, l'abolizione dei privilegi feudali, l'inizio dell'epoca della borghesia. Ecco, dopo Napoleone, benché si riproponga con il Congresso di Vienna, la restaurazione, di fatto è quell'epoca, l'epoca dell'Ancien Régime, l'epoca dei privilegi feudali, è un'epoca ormai conclusa. Si cercherà di riportare indietro le lancette della storia, ma questo meccanismo non funzionerà. Si andrà di fronte a una serie di moti e di rivoluzioni che, popolari dal o liberali che caratterizzeranno tutto l'Ottocento. Quindi il diritto acquisito all'uguaglianza, il diritto acquisito alla libertà di intrapresa, alla proprietà privata, eccetera, eccetera. E sarà un concetto che non verrà mai più messo in discussione, soprattutto verrà difeso con le unghie e con i denti dalla borghesia e dal popolo. Infatti è l'epoca della borghesia e diciamo, quest'epoca poi sarà consolidata e prenderà, diciamo, la sua forma con la parallela rivoluzione industriale che insomma, avverrà proprio nel corso dell'Ottocento. I beni della Chiesa. I beni della Chiesa in Francia rimangono nelle mani della borghesia, quindi anche dalla fine dell'epoca napoleonica non si ritorna a questo privilegio, diciamo, della proprietà ecclesiastica, a questi latifondi, e quindi anche in questo c'è il trionfo dell'epoca borghese, l'epoca della proprietà privata, le enclosure che già abbiamo visto in Inghilterra, ok? Quindi la nascita proprio di una classe di imprenditori agrari che poi sarà anche una classe di imprenditori industriali. L'applicazione del codice napoleonico. In Francia rimane il codice napoleonico, quindi rimangono tutti i valori, i diritti che erano previsti dalla Rivoluzione francese e da Napoleone, in particolare la libertà e la proprietà privata, principi che sembrano alla base della nuova Europa, okay? Un'Europa che nasce sulla base della fine dell'Ancien Régime, con la divisione tra classi, tra caste, tra stati, ok? E invece si va verso una divisione piuttosto in classi sociali, ok? E le idee di libertà e uguaglianza, di fatto non sono solo in Francia, ma sono state diffuse e permangono nell'Europa conquistata da Napoleone. E questo comporta alcuni grandi cambiamenti, ad esempio l'ingresso delle masse nella storia. Cioè la Rivoluzione francese e poi anche, se vogliamo, l'epopea napoleonica ci ha fatto vedere una novità, le masse che finora erano state, come dire, ai margini della storia, entrano come soggetto attivo, come soggetto, come polo fondamentale, come snodo del racconto storico. E attenzione, il soggetto politico delle masse, pensate ad esempio ai sansculotti che per la prima volta hanno fatto sentire, no, nella storia il popolo francese, proprio la propria influenza nella politica, in quello che succedeva poi nel Parlamento, nella Convenzione Nazionale, eccetera, eccetera, ecco, saranno presto intercettati nel corso dell'Ottocento, dai partiti di massa, dai sindacati di massa. Ok? Quindi questo nuovo soggetto politico, il popolo, le masse, sarà intercettato da nuovi soggetti istituzionali come i partiti e come i sindacati.
Lo Stato accentrato, lo Stato organizzato, lo Stato che è depositario della legge, quindi la sovranità nelle mani dello Stato, la sovranità, la forza di polizia, l'esercito, è qualcosa che risponde non al sovrano, non a una classe dirigente, ma allo Stato, a un concetto, diciamo, quindi moderno di Stato, a uno Stato che quindi trova la sua sovranità, l'abbiamo visto, anche attraverso il consenso del popolo. Questo è quello che rimane, ma non vi sto dicendo che sarà scontato. Appunto, il congresso di Vienna cercherà di negare tutto questo, ma genererà un'ondata di proteste e di rivolte. La guerra non è più soltanto fatta per la fede, anzi direi che lotte di guerre di religione ormai non ce ne sono più, viene fatta per le ideologie. La libertà, l'uguaglianza, noi siamo la modernità contro l'intolleranza, contro l'ancien regime, contro i privilegi feudali, ok? L'utilizzo dell'ideologia nella guerra sarà una costante, gli Stati Uniti la useranno, noi siamo gli alfieri della democrazia contro le dittature, ok? E questo poi può essere visto da tanti punti di vista. Noi siamo gli alfieri dell'Unione Sovietica, dell'uguaglianza contro il capitalismo, dello sfruttamento. Okay? Quindi la guerra fatta non per meri interessi economici, ma per ideologia. E questo è tipicamente napoleonico. L'impero è per diffondere i valori della rivoluzione. Infine, il mito della rivoluzione. Ok? La rivoluzione francese sarà mitizzata negli anni successivi, nel bene e nel male. Sarà uno spartiacque. E sarà presa a riferimento da tutti i movimenti politici ottocenteschi. Pensate ad esempio i liberali che si riconosceranno nella prima fase della rivoluzione, la fase monarchico-costituzionale con i diritti, la dichiarazione dei diritti dell'uomo. I democratici che si riconosceranno invece nella seconda fase, quella più russoiana, quella con in qualche modo Robespierre e questa democrazia diretta, il suffragio universale per esempio, ok? E infine i socialisti, che invece si riconosceranno in alcuni esiti della terza fase della rivoluzione. Pensate a Babeuf e la congiura degli uguali. Quindi uguaglianza non solo di suffragio, non solo dei diritti civili, ma anche dell'uguaglianza sociale ed economica. Ok? Siamo tutti uguali, i socialisti. Ok? Quindi le tre grandi, diciamo, famiglie di ideologia politica ottocentesca, liberali, democratici e socialisti, avranno ognuna di queste una certa affinità, si riconosceranno in una fase della rivoluzione francese, ok? Che appunto culmina con l'epopea napoleonica. Ragazzi, in realtà quello che abbiamo studiato è un fenomeno super complicato e non ultimo che ha portato milioni di morti, ok? Quindi tutto ciò non è soltanto ideologia, non è soltanto filosofia, non è soltanto politica, non è soltanto progresso, ma è stato anche un periodo estremamente violento, di grandi contrasti, di guerre intestine, di rivolte contadine e di imprese che adesso abbiamo raccontato così epiche, ma in realtà che nascondono 3 milioni di morti. Cioè questo periodo della storia è un periodo enormemente drammatico. Culturalmente cosa resta? E qui chiudiamo. Resta una serie di influenze culturali della rivoluzione di Napoleone gigantesche. Pensiamo al neoclassicismo, ok? L'architettura si riempie di archi trionfali, l'Arco di Trionfo a Parigi, per esempio, o l'Arco della Pace a Milano, ok? Quindi la riscoperta dell'arte classica, la riscoperta degli equilibri, la riscoperta dello stile imperiale. La pittura di storia. La pittura a servizio della storia, pensate a Jean-Louis David, per esempio, l'abbiamo visto all'opera, anche nel famoso ritratto di Napoleone che si incorona, no? Si incorona imperatore, incorona Giuseppina. E la scultura, è l'epoca di Canova, quindi l'antichità greco-romana, ripresa come modello dell'uomo nuovo, dell'uomo, diciamo, quindi la perfezione dei tratti, delle forme, dell'eroismo antico nella scultura. Pensiamo ad esempio alla musica, come cambia, quante cose sono dedicate a Napoleone, abbiamo per esempio parlato di Beethoven con l'Eroica, ma anche Paganini dedicherà un'opera alla figura di Napoleone. Beh, la letteratura, neanche a dirne, verrà influenzata moltissimo da questo periodo, tanto per dire, iniziano a essere ritradotti i classici dell'epica greca, il Monti traduce l'Iliade, il Pindemonti traduce l'Odissea, quindi sempre nei valori dell'antichità, da questa riscoperta neoclassica, ma se pensiamo a quante opere sono dedicate nell'Ottocento a Napoleone, il Rosso e il Nero di Stendhal, è dedicato a un personaggio che viene appena dopo Napoleone e vive l'epoca della restaurazione e dei moti diciamo, dei rivoluzionari francesi. Non so, i Miserabili, vi ho detto, parla a lungo della guerra e della battaglia di Waterloo,
Guerra e Pace di Tolstoi, no? Cioè, l'impatto nella cultura, ecco, questo voglio dire, di un personaggio, di un'epoca storica, di un personaggio così, è incalcolabile. Ok, finiamo, per dire, l'abbiamo già accennato, con lo stile impero, cioè anche a livello di non solo alta, di cultura alta, ma anche di cultura pop, quindi il modo di vestire, il modo di decorare casa. Ecco, la cultura napoleonica arriva nelle famiglie, arriva nelle case. Per esempio, si iniziano a chi se lo poteva permettere ad avere dei mobili stile imperiali che si rifacevano un po' ai fasti dell'impero romano, ma avevano anche dei modelli all'interno di Egitto, quindi la cultura egiziana che sappiamo era stata riscoperta da Napoleone. E infine il modo di vestire. Ad esempio, basta parrucche, basta pizzi, ok? L'abbigliamento è sobrio, per esempio ci sono giacche blu, pantaloni bianchi. Lo stile napoleonico, lo stile, diciamo, che si impone nel vestire, è uno stile, se vogliamo, che si ispira forse un po' più all'esercito, no? Quindi le giacche dell'uomo sono più simili, se vogliamo, alle giacche dell'esercito che non a quel modo pre-rivoluzionario che i nobili avevano di vestire, pieno di pizzi, di parrucche, di esagerazioni. Anche questa sobrietà, diciamo, della Rivoluzione francese che arriva nelle famiglie e nella mentalità comune. Qui abbiamo finito questo, diciamo, lungo percorso. Evviva la rivoluzione! E però adesso evviva la storia, perché parleremo del congresso di Vienna. Ciao a tutti!